La DIA nasce da un'idea originale di Giovanni Falcone, che alla fine degli anni Ottanta ha la possibilità di guardare da vicino l'organizzazione dell'FBI americana. Falcone, dopo l'89, l'anno del fallito attentato alla Daura e dei veleni al Palazzo di Giustizia, attaccato e isolato, lascia Palermo. Claudio Martelli lo nomina direttore degli affari penali del Ministero della Giustizia. È così che nasce la DIA il 29 ottobre 91, un gruppo interforze inquadrato nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Senza personale, rimane inoperosa per mesi. Subisce chiaramente una fortissima accelerazione con le stragi di Palermo. Una DIA dunque che Falcone non vedrà mai operare. Un collega americano, statunitense, un giorno mi disse: voi italiani combattete la criminalità organizzata in maniera disorganizzata. 30 anni dopo, la storia della direzione investigativa antimafia è narrata in un film di Rai Cinema, Raicom e 42esimo Parallelo, con immagini inedite della strage di Capaci. Un racconto con le voci di donne e uomini figli di quel sangue versato nel 92. Come tutti i ragazzi desideravo cambiare le cose. Eravamo tutti giovani, venivamo da forze diverse. Tre forze dell'ordine diverse che per la prima volta facevano delle indagini insieme. A noi ci ha sempre contraddistinto una cosa: parlare poco e apparire mai.